Oggi la nave riposa pacificamente sul fondo del mare, ma è una bomba a orologeria pronta ad esplodere. Dopo 17 anni, la chiglia è gravemente corrosa e c'è il pericolo che il petrolio ancora contenuto all'interno possa fuoriuscire. 900 chilometri più a nord, in Olanda, viene ingaggiata la Smith, una grande compagnia di salvataggio. Il suo team di ingegneri e subspecializzati si sta già preparando. Chris e il suo primo team sono già arrivati al porto di Genova. Le pompe, le condotte e l'equipaggiamento da immersione devono essere controllati meticolosamente. Quando si inizierà ad estrarre il greggio, non si potrà rischiare una perdita. Ogni singola goccia dovrà essere riportata a riva. Abbiamo una cisterna per raccogliere il greggio. È lì che lo travaseremo direttamente dalla Haven. Il petrolio si è disperso in ogni angolo della nave. Il team dovrà cercarlo compartimento per compartimento. Il piano è complesso. La chiatta farà da base per le operazioni di immersione. Da lì una squadra di sub scenderà per sigillare la cabina del capitano. Essa servirà poi da cisterna temporanea in cui pompare il greggio. Una seconda squadra di sub lavorerà dalla cima del relitto verso il basso, ripulendo i compartimenti uno alla volta. Sotto quota 50 metri, un'altra squadra opererà in senso inverso, occupandosi dei ponti inferiori. Una volta riempita la cabina del capitano, il greggio verrà pompato in alcune cisterne sul pontone. Il primo compito del giovane sub sarà di accertarsi che la cabina del capitano possa fungere da cisterna temporanea per il greggio. Ogni singola crepa dovrà essere sigillata. Il nostro team di immersione è un perfetto mix di sub-esperti e di quelli che noi chiamiamo apprendisti. È un team eccezionale. I nostri ragazzi più anziani, i vecchietti, hanno una grande esperienza. L'esperienza e l'età oggi contano molto. Alla profondità di 41 metri, Roel avrà soltanto 40 minuti di tempo per attaccare la valvola prima di incominciare la risalita e la decompressione. Ora che la valvola è installata, la ricerca del greggio sulla Haven può iniziare. I sub indosseranno camici USA e getta per impedire al petrolio di entrare in contatto con la muta e di rovinarla. La ricerca porta gli uomini nelle parti più interne del relitto, nel buio più assoluto. Nessuno sa di preciso quanto greggio sia ancora rinchiuso nella nave. Ogni angolo dovrà essere controllato a dovere. Sul relitto i sub trovano il greggio e iniziano a pomparlo nella ex cabina del capitano, sul ponte superiore. È un processo molto dispendioso. I costi dell'attrezzatura e dei tecnici specializzati sono tali da non lasciare alcun margine di errore. Giù nella Haven, la cabina del capitano è piena di greggio estratto da vari compartimenti della nave. Ora si scoprirà se la valvola hot tap permetterà, come previsto, di pompare il greggio fino alle cisterne sul pontone. L'interruttore viene attivato. Ora non resta che attendere. Dovremmo vedere arrivare prima dell'acqua, poi il greggio. Un bel po' di greggio, spero. Perfetto. Sì, tutto a posto. È esattamente quello in cui il team sperava. L'ispezione è terminata. Siamo soddisfatti.